voi lo Spirito di verità, dice il Signore. Egli vi guiderà a tutta la verità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pietro, camminando a fianco a Gesù, ascolta le sue parole, medita su ciò che Gesù ha detto, poi vede lì Giovanni, il giovanissimo, il prediletto di Gesù, e gli rivolge una domanda a Gesù, rivolge la domanda per sapere che cosa sarà di Giovanni. Ma non è solo per curiosità, visto che dovranno accadere tante cose. Pietro è il capo del collegio apostolico, tra i più anziani, quello che dovrà portare il peso della Chiesa. Con affetto domanda Gesù: cosa sarà di Giovanni? Che sarà di Giovanni? Ci pensa Gesù. Questa è la bellezza, che il Signore dà a ciascuno di noi una responsabilità, però Lui se le prende tutte, non abbandona nessuno, ha cura e provvidenza delle cose create, molto più delle persone create. Allora l'amore di Gesù è la nostra provvidenza, a tutto pensa, veramente. Ecco, pensando che il mese di maggio è il mese che ci porta a Gesù per mano della Madre, io credo che davvero si adempia quella misteriosa volontà che Dio dimostra nelle opere. Per le singole persone Gesù non viene a fare profezie, rivela anche questo. A Padre Pio ha detto tante cose che riguardavano la sua vita, però a tratti lo lasciava nel buio. Padre Pio, che doveva dare la luce a tutti, in certi momenti era come se piombasse nell'oscurità spirituale. Tant'è vero che deve scrivere una lettera al suo direttore spirituale la mattina, e siccome è impossibile che in giornata arrivi la risposta, la sera è costretto a scrivere un'altra lettera per avere altre risposte, e si scusa col padre spirituale dicendo: tu mi scrivi e quello che mi dici mi illumina, mi tranquillizza, ma passa appena un'ora e io di nuovo sono nelle condizioni di prima. Allora sento il bisogno di ricorrere a te, di gridare, di chiederti
luce, consiglio e conforto. E questo perché il Signore vuole esercitare tutti noi nell'umiltà e farci capire quanto siamo lontani da Lui che è la luce essenziale. Se vogliamo un raggio di questa luce, dobbiamo incamminarci dietro Gesù. Ed ecco Gesù che dice a Pietro, prima, se voglio che gli resto finché io venga, che ti importa? Poi tu seguimi. Questo è il programma che ci interessa individualmente. Cosa vuole da me il Signore? Mi consiglio, chiedo, mi affido ai santi, al Padre spirituale, però alla fine è Gesù che mi rivela la sua volontà. E la parola di Gesù è sempre questa: sia chi deve guidare gli altri e sia chi dagli altri è guidato. Tu seguimi. Il padre di Montfort, meditando sulle grandezze, le glorie della Madonna, formalizza un programma di appartenenza alla madre per appartenere al figlio. Credo che conosciate abbastanza bene la spiritualità del padre di Montfort. Lui dice, tra le altre cose, considerando tutte le grazie che Dio ha dato alla Madonna, che quelle grazie non sono soltanto per lei, ma sono per tutta la Chiesa. Usa questa espressione bellissima: Dio ha creato le acque, poi le ha raccolte tutte insieme e ha formato il mare. Dio ha preparato tante grazie e le ha affidate alla Madonna, così ha formato Maria. Con le acque ci ha fatto i mari, con le grazie ci ha fatto Maria. Quindi davvero, come ci suggerisce anche il grande Dante, se vogliamo grazie del Signore, corriamo dalla Madre. Questo è il motivo per cui la Chiesa non solo ogni giorno ci spinge a pregare alla Madonna, ma riserva un tempo durante le stagioni, un mese speciale, proprio per onorare la Madonna. Maggio è il mese del profumo, della preghiera, la preghiera, tutta la preghiera mariana. Vedete, il Salterio, il libro dei Salmi, è fatto di 150 salmi. Il Salterio mariano è il rosario di 150 Ave Maria, adesso sono 200. Comunque è questo l'intento della Chiesa. Anche San Giovanni Paolo II, istituendo i misteri della luce, ha voluto dire: non fermatevi, andate ancora avanti e bussate al cuore della Madonna, entrate nel suo giardino, chiedete le sue grazie. E la Chiesa questo lo fa e ci invita a farlo ogni giorno. E rivolgiamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Madre, o monte della croce, hai spento la mia voce. Perché, o figlio mio, sei morto tu, non io? T'han trapassato il cuore, sei vittima d'amore. Non posso venir meno, ti stringo sul mio seno. Or, senza te, Gesù, che faccio io qua giù? A me che t'amo tanto, rimane solo il pianto. Nel resto dei miei anni, vicino avrò Giovanni. Ma ognor ti chiederò, e quando a te verrò? Io cerco gli occhi tuoi. Affrettati se puoi, ti invoco ogni giorno e aspetto il tuo ritorno. O mamma, chiami me, io sono accanto a te, adesso il tuo sorriso io cerco in ogni viso, son cari al mio cuore, tuoi figli nell'amore, è volontà del Padre che tu sia nostra madre.
è tolto ormai il velo del lutto in terra e in cielo. Oh mamma, sii felice, ognun di noi ti dice. Oh madre, con Gesù t'amiamo sempre più. Oh donna del dolore, sei madre dell'amore.